lunghi periodi in cui le autorità romane non sentono il bisogno di perseguitarli, ma ogni tanto le due parti si scontrano su una questione precisa. Non su quello in cui credono i cristiani, ma su quello che si rifiutano di fare. La religione tradizionale in vigore nell'impero aveva delle esigenze che loro non tolleravano. La religione romana era una sorta di contratto. Si donava qualcosa agli dèi per avere qualcos'altro in cambio. Per i romani, non offrire sacrifici significa attirare sventura sulla città. Per i cristiani, i sacrifici sono blasfemi e la blasfemia è un peccato grave. Ed è per questo che Roma uccide i cristiani. Si potrebbe affermare che lo Stato romano e la sua religione perseguitano un'altra religione. Ma per i romani non è così. L'imperatore Traiano scrisse una lettera a uno dei suoi governatori. Gli diceva che i cristiani andavano puniti se non offrivano sacrifici agli dèi romani, ma comunque non andavano sterminati. Sono dei semplici trasgressori della legge. Quando i romani decidono di giustiziare un credente, lo crocifiggono non per ricordare alla gente che cosa è successo a Gesù, ma perché questo è il sistema ordinario adottato per le esecuzioni. I cristiani morivano nello stesso modo in cui morivano i criminali o chi disubbidiva agli ordini imperiali. Nel mondo romano, quindi, quella per cui alcuni si presenta come una persecuzione, per altri era una semplice applicazione della legge che prevedeva questa punizione. Nel corso delle generazioni il ciclo si ripete. Roma attacca, crea martiri e i cristiani ne traggono forza. Continuano a crescere e a organizzarsi. Verrà il momento in cui non saranno più un semplice fastidio. Saranno un'organizzazione numerosa e potente. È solo allora che la vecchia elite pagana tenterà seriamente di fermarli. And that's all, folks.